Questa registrazione costituisce materiale protetto dalle leggi sul diritto d'autore. Non può essere commercializzata e non può essere modificata. Può essere condivisa nella sua interezza, ma solo citando l'autore padre Giorgio Maria Farè. Nel Vangelo secondo Giovanni, in quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui lo Spirito della verità vi guiderà tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito, e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Si è lodato Gesù Cristo, sempre si è lodato. Eccoci giunti a mercoledì 8 maggio 2024. Oggi dobbiamo ricordarci di fare la supplica alla Madonna di Pompei alle ore 12, e poi oggi ricorre anche l'apparizione di San Michele Arcangelo, quindi due momenti molto importanti. Abbiamo ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 16 di San Giovanni, versetti 12-15. Proseguiamo la nostra lettura e meditazione del libro di San Manuel Gonzales. Il titolo di questo paragrafo è L'unilateralismo dell'ignoranza e dell'abitudine. Che cos'è la messa per il dogma, per la liturgia e per l'ascetica? E che posto occupa nella fede, nel culto, nella vita spirituale dei fedeli? La risposta a questa duplice domanda lascerà allo scoperto, e che pena, un grande abbandono, che al tempo stesso una grande ingiustizia verso Dio e una grande crudeltà verso il cuore di Gesù, e una fonte di disgrazia per le anime. Uno dei grandi mali causati dall'ignoranza religiosa e dall'abitudine, anche di coloro che nella religione sono illuminati, è quello che potrei definire unilateralismo, perdonatemi il termine, ossia il rimpicciolimento fino a sfigurare e snaturare i nostri dogmi, misteri e cerimonie, a forza di non guardarli o di non conoscerli più che da un solo lato. Nella Santa Messa abbiamo l'esempio e la conferma di ciò. Per la maggior parte dei cristiani la Messa è una cerimonia alla quale bisogna partecipare ogni domenica o che si comanda di celebrare. Per le anime dei defunti, per altri, più che una cerimonia, un sacrificio, il più augusto di tutti, ma senza porre mente al fatto che la celebrazione e l'offerta di quei sacrifici impone loro un obbligo nella loro vita o nei loro rapporti con Dio e con il prossimo. E, anche per non poche persone, pie, la Santa Messa non oltrepassa il rango dell'atto devozionale con il quale, sotto forma di novena, trilo, funzione o processione, si ossequa un santo o un mistero. L'unilateralismo dell'ignoranza e dell'abitudine. La Messa è questo, è vero, ma non è solo questo, ma infinitamente di più. Che cos'è la Messa in verità e sotto tutti i suoi aspetti? Sono molti gli incaricati di dover rispondere. Per il dogma cattolico non è soltanto un articolo della sua fede, ma la quinta essenza di tutta la sua dottrina. Centro e perno di tutti gli articoli del suo simbolo e come la forma sostanziale e l'attuazione di tutto il suo credo. Per la Sacra Liturgia non è solo dottrina che si deve esporre e credere, ma azione che deve essere eseguita e rappresentata, e non solo azione, ma l'unica azione, l'azione per antonomasia, quella che ogni ragione e giustizia può essere chiamata, quella che con ogni ragione e giustizia può essere chiamata l'unica azione essenziale e vivificatrice della Chiesa Cattolica, rispetto alla quale tutte le altre azioni del sacerdozio, della gerarchia della liturgia universale, hanno una ragione secondaria e subordinata di preparazione di mezzo o di effetto. E questo è talmente vero che la liturgia e il sacerdozio della gerarchia cattolica, tanto quelli dell'ordine quanto quelli della giurisdizione, in realtà non hanno altra cosa da fare che preparare e ringraziare per le messe e ordinatamente applicare i loro frutti. Per la morale e l'ascetica, quel sacrificio di Gesù ogni giorno, ogni ora e tra tutti i popoli, oltre che un simbolo condensato della fede, un'azione essenziale e edificante, è un esempio di vita perfetta e segreto supremo della santità. Quanto insegna, quanto fa e quanto dà una messa ben conosciuta, compresa, preparata, applicata, vale a dire ben accompagnata. E al contrario, quanto priva di gloria di Dio alla vita della Chiesa, alla vita quanto priva alla gloria di Dio, alla vita della Chiesa, alla vita delle anime e all'ordine del mondo l'abbandono della Messa.
Poiché l'imbrore di queste riflessioni e impressioni non lo permette, domando con insistenza ai miei lettori, che sono tutti di buona volontà, di dedicare il tempo della loro lettura e istruzione spirituale a leggere, lentamente in un buon catechismo spiegato o in qualunque dei tanti buoni trattati speciali la dottrina del Santo Sacrificio della Messa. Mentre, conforme al piano di scoperta e riparazione degli abbandoni che ho proposto qui, vi esporrò i principali abbandoni che a mio avviso fanno soffrire gli amici, che fanno soffrire a Gesù gli amici nella loro Eucaristia Messa, vale a dire abbandono, due punti, del dogma della Messa, della liturgia della Messa, dell'ascetica della Messa. Ci aiuti il cuore di Gesù per il quale stiamo cercando di riparare. Allora, certamente questo paragrafo va studiato, c'è poco da fare. Non è che uno se lo ascolta mentre cucina e dice vabbè, una bella meditazione, punto. No, questo paragrafo va studiato, perché qui il Vescovo comincia a insegnare. Ed è questo ciò che vi dicevo che noi dobbiamo conoscere. Io adesso mi metto qui a fare i fondamenti della dottrina cattolica sull'Eucaristia, questi bisogna conoscerli e quindi li dovete studiare. Avete il libro, se non avete il libro avete anche le meditazioni trascritte, le leggete, le studiate, le sottolineate, le dovete imparare. Perché adesso, capite, viene il tempo dell'impegno. Dell'impegno, quello solenne e quello forte. Quindi ritorna il tema del grande abbandono. E adesso c'è una nuova parola che è l'unilateralismo. Cosa intende? Il rimpicciolimento fino a sfigurare e snaturare i nostri dogmi. Misteri, cerimonie, a forza di non guardarli, di non conoscerli più, che da un solo lato. Quindi è vero che per molti cristiani la partecipazione alla messa è semplicemente una cerimonia alla quale bisogna andare ogni domenica. È vero che è un sacrificio, va bene, ma non si pone mente al fatto che questo comporta un obbligo nella mia vita e nel mio rapporto con Dio col prossimo. Cioè mi chiedi di cambiare la Santa Messa. Per molti è un atto devozionale, che può essere sotto forma di novena, di tiro, di funzione. Questo è l'unilateralismo di ignoranza e l'abitudine, perché la messa è questo, ma è molto di più. È la quinta essenza di tutta la dottrina cattolica, di tutto il dogma cattolico. E poi lui lo spiega, no? Spiega anche per quello che riguarda la liturgia, la morale, l'ascetica. E dice, anche lui lo dice, vedete, dovete leggere e studiare lentamente un buon catechismo. Prendete il catechismo della Chiesa Cattolica e studiatelo. Da domani poi vedremo questo abbandono, i tre aspetti, abbandono del dogma della Messa, della liturgia e dell'ascetica. Ecco, mi raccomando, io oggi faccio questa brevissima meditazione, così avete il tempo per il vostro studio. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius e Spiritus Sanctus. Amen. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Amen. Se lodato Gesù Cristo, sempre se lodato.